Qui abbiamo il percorso Loges, che è il percorso guida in rilievo. Ecco, la prima cosa che è da notare è che il percorso non ha il contrasto di colore come all'interno della stazione. Poi, seguendo di qua, intanto si nota che bisogna fare una svolta a sinistra, quindi non c'è il passaggio diretto e bisogna andare avanti e ritrovarselo qui. Si comincia l'attraversamento. Saranno circa 300 metri dall'uscita della stazione fino alla fermata dell'autobus che ogni giorno lo porta al lavoro in zona ospedali, ma è il percorso più difficile che un ipovedente debba affrontare a Padova. C'è la pista ciclabile che non c'entra nulla ed è pericolosa in questa zona. Vivo al semaforo e non c'è il segnalatore acustico come dovrebbe esserci. Sono circa 2 anni che dovrebbero averlo messo, ma non l'hanno ancora messo. Il percorso per pedoni è a L, così chi deve andare da una parte all'altra della stazione attraversa le varie corsie adibite ai mezzi. Nemmeno la biglietteria è a portata di mano e per raggiungerla c'è addirittura uno scalino. Questa lettera è stata recapitata da un membro dell'associazione non vedenti che tra Padova e provincia conta un migliaio di iscritti, ma non è stata minimamente presa in considerazione dalla precedente amministrazione, così denuncia Stefano. I lavori sono stati realizzati ugualmente. Oggi ci ha contattato per farci recapitare il suo messaggio al nuovo sindaco che a breve rivoluzionerà, come promesso, di nuovo la viabilità in stazione. La prima fascia deve essere riservata ai taxi, poi devono esserci più possibilmente di 2 corsie come ci sono adesso degli autobus, poi deve esserci la pista ciclabile e poi in fondo, se si vuole, si può far passare le auto.